Capitolo 10. Pochi istanti dopo la partenza di Melchisedec, Samael arrivò nel luogo dove apparentemente lo aveva lasciato senza vita, accanto al liuto. Senza capire quella misteriosa scomparsa, proseguì verso Gomorra, dove i suoi seguaci lo aspettavano. Vedendoli, proclamò la sua vittoria sull'odiato principe e sullo scettro che aveva massacrato a Sodoma, non lasciando ai seguaci della pergamena alcuna speranza. Le sue parole piacquero alla folla ribelle, che cominciò a commemorare la conquista abbandonandosi all'orgia. Ora si burlavano della giustizia e dell'amore, esaltando Samael come re vittorioso. Ora si sarebbero procurati le armi con il proposito di avanzare contro Salem, sferrandole l'ultimo colpo. Si unirono ad essi, nei loro malefici propositi, molti criminali che furono ricevuti come maestri nel maneggio di archi e frecce. Nella sua follia, Samael ordinò l'espulsione di ogni calendario, perché nel suo regno di libertà non sarebbero soggetti a nessun calcolo del tempo. Le leggi della moralità furono anch'esse escluse, generando così un completo caos. Questo disordine si manifestò in modo lampante nel frastuono stridente e cacofonico che proclamarono essere la nuova musica. Dominati dall'egoismo, Samael e i suoi seguaci si nutrivano di illusioni, ignari che i loro giorni erano contati. I frutti della ribellione avrebbero presto attirato su di loro il fuoco della distruzione. Dividendo i suoi seguaci in piccoli gruppi, Samael iniziò a comandarli in atti violenti che terrorizzarono gli abitanti delle pianure. In quel tempo si nascondevano nelle grotte situate vicino al mare salato. Il rispetto e la paura dei guerriglieri di Samael alla fine portarono i re di 4 città a ricercarlo, proponendo alleanze di pace. Erano Bera, re di Sodoma, Birsha, re di Gomorra, Shinab, re di Admah, Shemeber, re di Zeboim e Zoar, il re di Bela. In quell'epoca questi re pagavano tributi a Kedorloamer, il re di Elam, che, accompagnato dagli eserciti di altre 4 città, li aveva sottomessi nella valle di Sidim, presso il mare salato. Rafforzato dalle alleanze, Samael divenne più audace nei suoi attacchi, seminando terrore e distruzione nei territori delle città lontane. Gli eserciti di Kedorloamer e i loro alleati, che in quei giorni tornavano da altre conquiste, infuriati dalle provocazioni di Samael, marciarono contro i 4 re, vincendoli nuovamente nella valle di Sidim. Fu in quell'occasione che fecero prigionieri gli abitanti di Sodoma, tra i quali mio nipote Lot. Intimoriti dalla furia dei 5 re, Samael e i suoi seguaci si nascosero nelle loro grotte a nord del mare salato. Capitolo 11. I 12 mesi contati a partire dal grande sacrificio stavano quasi per terminare. Lo scettro, totalmente restaurato, risplendeva nel suo astuccio, mentre il principe, ugualmente ristabilito dalle ferite causate dalla ribellione, si rallegrava nel vedere arrivare lo Yom Kippur della sua incoronazione. Nel frattempo componeva bellissime canzoni che esprimevano il suo amore per Salem. In quei 12 mesi la città della pace divenne ancora più bella, essendo adornata come una sposa per il grande giorno dell'incoronazione. A una settimana dallo Yom Kippur, Samael
totalmente ignaro che il giorno del suo giudizio si avvicinava, radunò i suoi seguaci, annunciandogli che la prossima missione sarebbe stata la conquista di Salem. Prima che avanzassero, tuttavia, egli sarebbe salito da solo per verificare i punti vulnerabili della città. Dopo essere stato applaudito dalla folla, Samael partì per la sua missione di ricognizione. Mentre avanzava da solo, cercava di non ricordare quei momenti che lo terrorizzavano per il senso di colpa, ma, dominato da una forza superiore, fu trascinato nei suoi ricordi verso quel monte della crudele tortura. Tutto il suo passato cominciò a tornargli in mente come un peso schiacciante. Quando si svegliò dai suoi ricordi, dai quali non poté fuggire, era già notte. L'oscurità che lo avvolgeva gli sembrò il presagio di una triste fine. Tuttavia, tentò di eliminare quello scoraggiamento con il ricordo dell'esercito che lo aspettava, pronto a eseguire i suoi ordini alla conquista di Salem, e non rimarrebbe alcun ricordo di quella pergamena. L'alba lo raggiunse nei pressi di Salem. Nel vedere il Monte degli Ulivi, gli venne in mente il ricordo dell'ultima volta che lo attraversò, lasciando dietro di sé la città sconfitta. Quante notti erano passate da allora? Aveva perso la nozione del tempo, non sapendo che erano passati esattamente 12 mesi. Non poteva immaginare che quella mattina fosse l'alba del giorno dello Yom Kippur, il giorno del suo giudizio. Nel raggiungere quella mattina la cima del Monte degli Ulivi, Samael si sorprese nel vedere che la città era diventata più bella di prima. Era tutta adornata di rami e fiori, come una fanciulla in attesa del suo sposo. E tuttavia Salem era abbandonata, non dando alcun segno di vita in tutte le sue dimore. Questo gli fece concludere che i colpi che avevano annientato il principe e lo scettro avevano portato come conseguenza tutto quell'abbandono. Egli non sapeva, tuttavia, che in quel momento tutti i rimanenti di quel regno erano nascosti nel grande salone del palazzo, aspettando il momento più glorioso, l'incoronazione di Melchisedec. Immaginandosi esultante sul trono abbandonato, avendo ai suoi piedi gli eserciti vittoriosi, il ribelle penetrò nella città, dirigendosi frettolosamente al palazzo. Nel varcare il portale principale che conduce nel salone principale, si riempì di stupore nel vedere riunita lì una moltitudine di fedeli. Sopra un podio dorato, ornato da fiori scolpiti in pietre preziose, si trovava il trono vacante. Alla base del trono c'era la pergamena delle leggi, una corona d'oro piena di pietre preziose e l'astuccio che aveva lasciato svuotato in quella notte del tradimento. Senza capire l'enigma, Samael si nascose dietro una colonna, temendo di essere riconosciuto, e rimase a osservare. I sudditi, con l'espressione di una felice attesa, guardavano verso il trono vuoto. Dove incontravano il motivo per tutta quella gioia se avevano perso il loro re insieme allo scettro? Samael si interrogava su quel mistero quando Adonia, applaudito dai suoi sudditi, si incamminò verso il trono. Con voce piena di emozione per la vittoria, il fondatore di Salem annunciò che era arrivato il momento tanto sognato dell'incoronazione. Un grido di trionfo risuonò nell'aria quando, annunciato da suo padre, entrò l'amato principe incamminandosi in direzione del trono.
Nel vederlo coperto da un manto di gloria, Samael fu posseduto da una terribile angoscia e cercò di fuggire. Scoprì, suo malgrado, che tutti i portali del grande salone erano chiusi dall'esterno. Ebbe inizio la cerimonia di incoronazione. Era un momento veramente solenne. Adonia, in un gesto riverente, prese la ricca corona mettendola sulla fronte di suo figlio. Inclinandosi poi verso l'astuccio, lo aprì accuratamente, togliendogli il liuto restaurato, la cui bellezza e brillantezza erano di gran lunga superiori alla sua prima condizione, al salire dalle mani del liutaio di Adonia. Sedendosi sul trono, tra le acclamazioni dei suoi sudditi, Melchisedec cominciò a suonare lo scettro, estraendo da esso accordi di molta armonia e pace. Tutti si acquietarono per udire le sue nuove composizioni, che esprimevano il suo profondo amore per lo scettro e per tutto quel regno di pace. Una grande emozione invase il cuore di tutti in quel momento, portandoli alle lacrime. Samael, senza la forza per reagire, si sentiva tormentato da quegli accordi che lo torturavano, facendo rivivere nella sua mente le opportunità perdute, in un terribile supplizio per la sua coscienza. Melchisedec aveva composto per quel momento speciale canzoni che rappresentavano i momenti più significativi della storia di Salem. Quando cominciò a cantare dell'amicizia che aveva avuto per Samael, la sua voce fu rotta dalle lacrime che non riusciva a trattenere. Triste era per lui cantare della caduta di colui che era stato il suo più grande amico. Cantò poi dell'alto prezzo che aveva dovuto pagare per la riconquista dello scettro, che rappresentava l'onore di Salem. Nel contemplare quelle mani segnate dalle cicatrici, suonando con tanta maestria e affetto lo scettro restaurato, i sudditi, presi da una forte emozione, si prostrarono in pianto. Nel vedere nelle mani di Melchisedec quel liuto che nelle sue mani era stato uno strumento di tortura, Samael comprese, troppo tardi, quanto aveva sbagliato, deviando dai consigli del principe. Quante volte quelle mani sulle quali aveva scaricato tutta quella violenza si erano protese nello sforzo di salvarlo, e lui le aveva disprezzate con noncuranza. Ora era troppo tardi, estremamente tardi. Capitolo 12. I sudditi trionfanti, che riverenti erano stati portati a tutto quel passato di felicità, tradimento, dolore e trionfo, unirono finalmente le voci in una giubilante proclamazione. Veri e giusti sono i tuoi principi, o re di Salem. Degno sei tu di regnare in gloria e maestà tra le lodi dei tuoi fedeli, perché nel tuo sacrificio ci hai liberato dalle minacce delle tenebre, facendo rinascere nei nostri cuori la gioia dell'aurora. Questo canto di esultanza fu seguito dalla cerimonia di confermazione di tutti i fedeli nella loro vittoria. Il figlio di Adonia, con il suo scettro riscattato, cominciò a suggellare con un suono speciale dello scettro la vittoria di ciascuno. Per questo si formò una lunga fila di fedeli esultanti. I sudditi confermati, man mano che ricevevano il suono di approvazione del re, si collocavano al lato destro del trono, dove rimanevano in attesa della confermazione degli altri.
Gli sguardi, che illuminati di gioia avevano accompagnato il suggellamento degli ultimi giusti, si posarono sulla strana figura di Samael, che, dominato da una forza incontrollabile, si dirigeva a testa bassa in direzione del trono. Il suo aspetto era orribile. Il suo volto era stato deformato dal male. Le sue vesti erano sudice e maleodoranti. Tutto in lui era ripugnante, al punto che nessuno lo riconobbe. In mezzo allo stupore dei suoi sudditi, Melchisedec si alzò dal suo trono come ferito da un grande dolore. Dalle sue labbra i sudditi udirono una dolorosa esclamazione. Samael, Samael! La figura deplorevole di colui che era stato tanto bello riempì tutti di tristezza e cominciarono a piangere. Si lamentavano perché sapevano che il destino di Samael e di tutti coloro che lo avevano seguito avrebbe potuto essere molto diverso se avessero accolto le amorevoli suppliche di Adonia e di suo figlio. Non era forse il piano del re e il sogno di Melchisedec averlo come protettore della pergamena, essendo il secondo più onorato di quel regno? Samael, che riconoscendo la sua sventura si era avvicinato a testa bassa al trono, all'assistere tutte quelle lamentazioni e ingannato nuovamente dall'orgoglio, giudicò che fosse una dimostrazione di debolezza dei suoi nemici. Nel ricordarsi del suo esercito fortificato che lo aspettava nella pianura, si ingannò con la certezza che sarebbe stato vittorioso su Salem. Con questo pensiero alzò la fronte segnata dall'odio e, guardando il re, alzò il pugno serrato e lo sfidò, disdegnando la sua autorità con la minaccia di togliergli il trono. Sebbene addolorati per la sua perdizione, i sudditi di Salem non sopportarono l'audace affronto di quel giovane impazzito che, dopo aver causato tanta sofferenza, tuttavia era ancora capace di lanciare una tale sfida. Il re, vittorioso, che con tanto piacere aveva suggellato con il suo scettro la conquista dei fedeli, lo innalzò dolorosamente per suggellare il triste destino dei ribelli. Immobilizzato da una strana forza, Samael, senza distogliere lo sguardo dallo scettro, udì dalle labbra del re la proclamazione del suo giudizio e di tutti i suoi seguaci. Prigionieri di una forza invisibile, sarebbero stati trattenuti nelle loro grotte per 6 anni, per essere poi raggiunti dal fuoco del giudizio che li avrebbe distrutti insieme alle città che si sarebbero alleate con loro.